Amici di Piave TV, bentrovati. Eccoci di nuovo con una bellissima nuova rubrica. Orizzonti culturali. Parleremo delle eccellenze del nostro territorio. Questa sera è con me Ferruccio Gemellaro, scrittore, pubblicista, redattore, ma soprattutto presidente e cofondatore del movimento culturale La Copertina. Stasera, Ferruccio, dobbiamo parlare di un nostro amico comune, un carissimo amico che ci ha lasciati. Salvino Marsura. Marsura, esatto. Un minimalista, vero? Sì, diciamolo, sì, minimalista. Poi spiegheremo il perché del minimalismo, anche se io l'ho sempre definito un minimalista in un contesto di barocco. Penso un po'. Ah, pensa ciò. Ma come l'hai conosciuto? Che è uno simbolo, poi, se vogliamo. Certo. Barocco. Certo. Come l'ho conosciuto? Beh, io... è stato un caso fortuito. Io la prima volta che approdai nel Veneto, a Treviso precisamente, negli anni 70, il mio occhio cadde su una vetrina della stazione di Treviso, in cui c'erano delle opere di un certo Marsura. Lì per lì ho capito subito che era uno scultore locale, ma non mi sono affatto interessato. Poi, sai, la vita, la quotidianità mi ha trascinato altrove. Poi, un giorno, essendo in vacanza fuori Veneto, in Puglia precisamente... Ah, ecco, fa piacere che tu abbia fatto questa doppia interpretazione, sei un pugliese, ma non sei nato nelle Marche? No, non sono un pugliese, la mia povera moglie era pugliese, io sono marchigiano di nascita, siamo compaesani. Ah, siamo compaesani, Corregionali, certo. Iesi, ancora, città di Federico II, vabbè, ma quella è un'altra cosa. Allora un mio conoscente mi disse: ah, tu abiti a Treviso dove c'è Marsura. E io rimasi un po', diciamo, sorpreso, perché a 1000 chilometri di distanza si parlava di questo Marsura di Treviso, e mi ha incuriosito. Poi lui addirittura venne su a pregarmi di accompagnarlo nell'atelier di Marsura, e lì ho conosciuto Marsura, e da allora abbiamo aperto una bellissima amicizia, non solo amicizia nel senso umano, ma anche artistica e culturale. Ma lo hai definito più volte, e mi piace questa tua definizione, Opifex. Eh beh sì, Opifex, lui è l'artefice di opere. Cioè vorresti dire di con opere. Questo che era un personaggio che si è costruito? Anche, perché no, sì, perché no. Perché no? Se vogliamo riprendere il latino, sì, esatto. Sì. Si è costruito lui, cioè è riuscito a dare alla sua opera una identità. Chiamarlo autodidatta mi sembra imitativo per un artista. L'autodidatta, perché si è creato da solo, ha omologato nelle opere la propria indole artistica. Certo. Dunque, e quindi uomo... al di là degli studi accademici, Moravia, attenzione, certo, Moravia, certo. Lo sappiamo, non ha mai studiato fino alla quinta elementare, certo, ed è stato uno scrittore di fama internazionale. Certo. Ma ritorniamo al nostro concetto iniziale. Sì. Tu hai detto ne riparliamo, ma parliamone di minimalismo. Sì. Una corrente del 600, del anni 60. Sì, a parte una corrente, però il minimalismo continua ancora a essere utilizzato da molti artisti. Cos'è il minimalismo? Il minimalismo praticamente è creare un oggetto che abbia il minimo indispensabile per riconoscerlo. Cioè non occorre... Semplicità. Semplicità. E il grande Marsura riusciva a fare delle immagini antropomorfe, diciamo, proprio... Sembra, con segni immediati, cioè due braccia, la testolina, un corpicino, due gambe, ti rendevi conto che era un uomo dalla posizione in cui c'era, dalla posizione umana, ma non dai dettagli. Certo. E così anche per le opere più grandi, come le testate dei letti, le specchiere, quindi, eccetera, era tutto minimalismo, però in maniera grande. Poi il minimalismo era fatto in modo da sembrare nell'insieme un barocco, che poi non era barocco, quindi un ossimoro. Certo. Ecco la sua grande intelligenza. No? Il suo cromatismo, del resto, è stato sempre considerato
parte integrante della sua, certo, personalità. Certo, ecco, nel suo cromatismo che c'è questa sensazione di trovarci di fronte al barocco, che non lo è. Questo minimalismo che c'è, questo barocco frammentato di minimalismo, è la sua arte, è la sua opera. Dobbiamo partire dal presupposto che il minimalismo non è creare opere piccole. Certo. Molta gente crede che il minimalismo sia creare opere. No, se vogliamo, un grattacielo è un'opera minimale. Certo. Perché? È riconoscibilissimo, è essenziale. Certo. È essenziale. È semplice. Basta. Non ci sono fronzoli, balconi, balconate o altro. Del resto, per minimalismo, in tempi non sospetti, si parlava di quadrati e di cerchi, certo, sostanzialmente. Certo, certo. E lui è entrato anche nella logica, chiamiamo, della land art, cioè l'arte, molto bene l'arte, la trasformazione del territorio, come un territorio che ha poco da attirare, ci ha inserito delle opere. Grandi, gigante, e ognuno. Quindi un gigantismo minimalista. Minimalista, sì. Ognuno può vedere, transitando sulla Treviso Mare, sì, andando verso Jesolo, all'altezza di Valdio, certo, sulla destra, vedrà questo monumento al gallo, un galliforme, diciamo. Infatti, l'ho visto tante volte, sì, tutti i trapezi, tra, sì, l'altro. È il suo simbolo, è il simbolo dell'arte di Amatsura. E spero che la famiglia lo faccia restare lì per sempre, è un ricordo bellissimo. Adesso che se n'è andato, possiamo dire una cosa, sì, era veramente una persona gentile. A parte l'arte, che era un'arte, diciamo, un esteta raro nel suo rispetto verso gli altri artisti, era sempre onnipresente nelle varie presentazioni della zona di artisti, era sempre, amava tutti gli artisti lui. A parte quello, come uomo era qualcosa di delizioso, era un delizioso come uomo. I suoi inviti la sera, il bere un bicchiere di vino, la sua moglie Antonietta che preparava qualche cenetta. Io ricordo quelle bellissime serate, incontri tra artisti, di cui faceva parte anche. Quindi era un cenacolo. Sì, una specie casa. Di cenacolo, ma amava essere circondato da amici. Che diciamo che avevano. Quindi Ars gratias artis, l'arte. Sì. Io ricordo quelle cene alle quali partecipava anche la cantante lirica trevigiana Carnio. Ah, la Carnio. La Carnio, sì. Molto bene. Grazie per la tua interpretazione. No, per carità. Amici di Piave TV, come vedete, avremmo potuto continuare, ma ci rivediamo la prossima volta.